rischia di essere focalizzata con una sfida Cassano in Italia. Ma no, ma è chiaro che vengono un po', come dire, sotto i riflettori più facilmente due protagonisti che possono essere stati, parlando di storia, quindi si parla di Cassano e di Natale, e poi anche perché ricoprono due ruoli che sono chiaramente, come dire, più importanti, che finalizzano, che decidono molto delle sorti in fase offensiva. Quindi, ci sta questo tipo di ragionamento, però io credo che la forza e l'abilità di questi due giocatori passi attraverso tutto un discorso di squadra. Poi loro è chiaro che riescono a impreziosire tutto. Mi auguro che domani avvenga più per noi che per loro. Ciò non toglie che il Natale rimane uno straordinario atleta, uno straordinario protagonista che ha fatto, sta facendo delle cose che non hanno dovuto fare. Ultima cosa, di solito la domanda iniziale, al di là di Paletta e Gallotta c'è qualche altro problema? No, dal punto di vista fisico sto facendo un po' mento locale, ma non mi viene in mente nulla di particolare. Quindi direi che eccezione fatta per questi due giocatori non ci sono particolari problemi. Vista anche l'Udinese in Coppa rispetto all'ultima sfida che ha fatto l'Udinese della scorsa primavera, che due squadre sono, ha cambiato qualcosa, sono squadre diverse Beh, insomma, noi se valutiamo le formazioni che sono andate in campo da una parte all'altra, non mi sembra che siano formazioni che hanno stravolto tantissimo, anzi direi abbastanza poco. E quindi è un momento che anche gli allenatori rimangono gli stessi, direi che un po' le idee si assomigliano un po', quindi non mi sembra che ci sia stato un grande cambiamento. Volevo chiedere una cosa a proposito di Paletta, se sui tempi di recupero più o meno si è. Beh, adesso andiamo incontro al discorso della sosta, quindi questo è un vantaggio ovviamente che ci fa prendere le cose con un attimino più di calma e quindi con un po' più di respiro. Mi auguro che per il rientro, per la ripresa del campionato, possa essere a disposizione. Questo è quello che ci auguriamo tutti. È stato così abbastanza difficile, soprattutto per il ragazzo. Trovarsi in una condizione del genere, dopo aver avuto un precampionato perfetto, avere un problemino di questo genere che l'ha dovuto rallentare e fermare, però insomma adesso direi che siamo sulla strada della ripresa, mi auguro che la sua sorte possa esserci. Okay. Grazie.